Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Ci sono pochissimi vantaggi nel fatto di essere degli asini. Uno di questi è che ti possano capitare delle giornate meravigliose, in cui scopri qualcuno o qualcosa che avresti già dovuto conoscere, ma appunto, essendo asino, ti manca. Così succede che un'amica mi consiglia di vedere un video su YouTube, io aspetto 24 ore per guardarlo, e quando lo vedo, mi cambia la giornata. E mi appassiono, voglio sapere tutto della protagonista di quel video. Dunque, io sono nata a Catania, ma ci tengo molto perché sono nata a San Berillo, che è un quartiere come fosse qui Trastevere, ma molto più malfamato. Lei si chiamava Goliarda Sapienza. Già io resto sempre stupito da come i nomi delle persone spesso ne rappresentino l'essenza. Questa donna poteva chiamarsi solo Goliarda Sapienza. In nessun altro modo, era un'attrice o una scrittrice siciliana, nata negli anni 20 a Catania, e in questa mezz'ora di intervista, che trovate su YouTube, racconta la sua vita, ma anche il suo modo di vedere la vita, una vita fatta di teste, di cuori, la testa di suo padre, che rinuncia a mandarla a scuola perché rifiuta l'indottrinamento fascista, lei era del 20. Papà non voleva che io seguissi le scuole di regime. La sua testa, i suoi amori, la sua visione dell'amore, ogni tre minuti c'è una perla di saggezza. Per esempio dell'amore adolescente, che per lei non c'è stato perché era tempo di guerra, e lei dice: se so che quel ragazzo domani potrebbe partire per il fronte, io non mi innamoro. Quando tu sai che quel ragazzo può partire, andare a morire, non ti innamori più. In questa dichiarazione di superiorità verso qualcosa che a noi normali sfugge dal controllo. E poi racconta i suoi incontri, dove quello con Milan Kundera è un momento indescrivibile, perché lei racconta la foga sessuale di questo scrittore, di quest'uomo che la sovrastava fisicamente. Avevo un cazzo così, sai ragazzi, come faccio? Io dove lo contengo? Con particolari incredibili che farebbero gridare le femministe che ci meritiamo oggi. E mi salto addosso. Questo probabilmente abituato alle, poi conosciuto le loro donne, di 2 metri. Forti, sono delle giovenche meravigliose. Mi ha strapazzato, mi ha squartato. Un altro avrebbe detto: sono stata stuprata. Stare attenti alle misure. Stare attentissime alle misure, ai paesi da dove vengono. Probabilmente avevo bisogno di un giapponese. Konnichiwa. Che non so che faccia farebbero anche quando lei racconta la sua bisessualità in potenza, ma non in atto. Chissà perché. Il mio sogno era di essere bisessuale, ma alla vista delle lesbiche mi hanno castrate. Ma poi, soprattutto, racconta il carcere. C'è chi sciacqua i propri panni in Arno e chi a Rebibbia. Perché Goliarda Sapienza è stata anche lì. E c'è stata perché ha rubato dei gioielli a una sua amica. Ma perché lo ha fatto? E lei lo dice perché qualche volta dice la corda pazza. La corda pazza è quella che Pirandello cita nel berretto a Sonagli. Lui fa dire a un personaggio: nella mente umana vi sono 3 corde. La corda, quella civile, poi c'è quella seria e infine quella pazza. E quando vince la corda pazza, la convivenza diventa impossibile. Mi è scattata una corda pazza. E Goliarda è la corda pazza, perché racconta l'esperienza del carcere in un'altra intervista data a Enzo Biagi. Sì, perché dal primo momento ho cominciato a cercare tutto, a voler sapere tutto di lei. E c'è anche questa in cui lei dice cose rivoluzionarie proprio sul carcere, partendo dal fatto che quelli che vanno in carcere non sono gli altri, ma siamo noi. È terribile vedere che lì dentro c'erano tutte persone come sono io, ma non io che ho rubato, come io se non rubavo. E di fronte a uno stranamente acido Enzo Biagi, che la guarda come si guarda una matta, ma non era matta Goliarda Sapienza, anzi, era una scrittrice di cui adesso voglio leggere tutti i libri. E anche lì è strano pensare che il suo libro di più grande successo, che si chiama L'arte della gioia, è stato pubblicato dopo la sua morte, ma 20 anni dopo che lei ha finito di scriverlo a mano. Oggi non potrebbe più uscire un giovane come eravamo noi allora. Ho aspettato 24 ore prima di seguire il consiglio di un'amica che mi diceva: guarda questo video su YouTube. E anzi, quando ho visto che l'intervista durava 34 minuti, dentro di me ho pensato: mica la vedrò tutta, chi ce l'ha tutto quel tempo? Dopodiché ho passato ore con Goliarda. Ne cerco i libri. Non ho potuto, in mezzo a tanti dolori e tante fesserie che vi racconto ogni giorno, non ho potuto non condividere
questa piccola gioia. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhannunamico@gmail.com o nonhannunamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.